da lei ha un cartello parecchio indicativo, insomma, abbastanza chiaro. Come mai siete qui davanti al Palazzo di Giustizia? Perché cerchiamo quantomeno di far rispettare la legge, perché le leggi deve rispettare il popolo, ma non chi comanda il popolo. E chi comanda il popolo che deve dare l'esempio al popolo e non viceversa. Quindi spieghiamo cosa è successo, cioè Formigoni e Terrani non potrebbero essere dove sono. Esattamente, dovrebbero rispettare il dettato della legge. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Orwell. Sebbene questa frase rappresenti molto bene la situazione attuale, noi non riusciamo ad accettarla. Per questo e per salvaguardare la nostra dignità di cittadini che rispettano le leggi, stiamo lottando contro questa dimostrazione di disprezzo delle leggi. Tiziana fa parte del Movimento 5 Stelle, è la candidata delle liste provinciali. Ci racconti un pochino adesso cosa sta succedendo dentro al Palazzo di Giustizia? Il Palazzo di Giustizia sta succedendo che dopo il ricorso fatto dal nostro già candidato Vito Crimi per il Movimento 5 Stelle contro l'ineleggibilità di Roberto Formigoni, c'è l'udienza e ci sarà anche subito la sentenza. Formigoni ha deciso che anche la Regione Lombardia si presentava per sua difesa e noi stiamo pagando, noi cittadini lombardi li stiamo anche pagando gli avvocati. C'è una consapevolezza dal punto di vista civile di quello che sta succedendo o no? Assolutamente no. Come mai? Perché non c'è risalto di questi problemi in televisione, mancano i media, mancano completamente. Ogni volta che si vede in giro ultimamente uno stemma con 5 stelle viene tagliato da qualsiasi fotografia, tagliato da qualsiasi video, nessuno ne vuole parlare. Come ti chiami? Andrea Spadaccini. Andrea, sei giovanissimo, 18 anni, però sei già in piazza, perché cosa, come mai? Perché è necessario applicare, qui c'è da applicare un principio di legalità che lo stesso presidente della regione Lombardia ha approvato. C'è la legge che prevede che non si è eleggibili per più di due volte. Formigoni ha il quarto mandato, non mi sembra corretto.